Vado, buongiorno a Ivo Pulga, che incontriamo qui al di fuori dello stadio Cabassi di Carpi, prima dell'amichevole tra Carpi e Parma, che è un po' l'ultimo test prima del campionato. Ivo è un ex gloria del Parma a pieno titolo, avendo militato nei primi anni della gestione di Nevio Scala. Volevo chiederti così, cosa ti ha spinto qui oggi in questa partita, quali sono anche per te i motivi di interesse tecnici e tattici per venire ad assistere alla partita? Niente, io abito qua nella zona, visto che sono in attesa di trovare una sistemazione, sto aggiornando, andando a vedere partite, amichevoli, di allenamenti, un po' con tutta nella zona. Immagino che tu segua insomma abbastanza da vicino anche le vicende del Parma, avendo militato nella società. Cosa pensi anche delle recenti vicissitudini che hanno un po' interessato il Parma in merito all'esclusione dalla competizione europea per la nota vicenda della licenza UEFA? Dispiace perché uno ha fatto un grande campionato, si erano meritati questa opportunità, e dopo è capitato quello che non doveva capitare, e purtroppo quelle cose sono andate così. Dispiace tanto perché il Parma si è stato sul campo l'accesso all'Europa. Come pensi che possa, diciamo così, evolvere la prossima stagione per la squadra giallo-blu? Anche in merito agli obiettivi e alle ambizioni? Si potranno ripetere il campionato della passata stagione. La squadra bene o male sono la stessa. Al netto della vicenda anche Cassano, non so se hai avuto modo di sfogliare la Gazzetta dello Sport stamattina, però posso chiederti cosa ne pensi così come uomo dell'ambiente? Essendo fuori non so cosa. Giustamente, no. Perfetto. Ti chiedo un'ultima cosa per la rubrica Marcot, poi ti lasciamo doverosamente libero. Qual è il ricordo più bello legato alla tua avventura in giallo-blu? Sia ricordo sul campo che anche un ricordo così legato all'ambiente di Parma e alla città. Innanzitutto la città, i tifosi, la gente, una città vivibile, molto curata, vivibile, si vive benissimo. Quegli anni là ricordo molto il gruppo, perché era una squadra veramente molto unita, sia chi giocava che non giocava, era sempre parte integrante del progetto. Ti ringrazio molto, sarà mia cura dedicare una puntata alla tua figura come calciatore del Parma della nostra rubrica. Grazie mille, buona partita.